Esatto, prendiamo la linea in questo momento con la telecamera di Andrea Berardinelli da Pescara, da Corso Umberto, per aggiornarvi su quello che è il bollettino sanitario regionale di questo lunedì 25 gennaio. E lo facciamo per dirvi che oggi si registrano in Abruzzo 69 nuovi casi di positivi al Covid-19 di età compresa tra un mese e 89 anni. 69 casi su 6.685 test totali, di cui 1.800 tamponi molecolari e 4.885 tamponni rapidi, con una percentuale di positivi che si attesta all'1%. Di questi 69 positivi, il maggior numero, cioè 39, si registrano in provincia di Chieti, seguita poi la provincia di Chieti da quella di Pescara con un più 16, da quella di Teramo con un più 9 e da più 7 che si registra invece in provincia dell'Aquila. Il numero dei deceduti fa registrare un aumento di 25 persone di età compresa tra 46 e 94 anni, di cui 16 casi si riferiscono ai giorni scorsi. I dimessi guariti sono 499 in più rispetto a ieri e gli attualmente positivi sono in tutto 10.196, con un decremento di 458 unità. Del totale dei positivi vi diciamo che 9.726, meno 454 rispetto a ieri, sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 426 meno 4 rispetto al dato di ieri sono le persone invece ricoverate in ospedale e 44 invece sono quelle in terapia intensiva, il dato è invariato rispetto a ieri con un ricovero però in più. Tutto questo per quel che concerne il bollettino sanitario dei positivi al Covid, dei nuovi contagi. Mentre sui giornali continuano a rincorrersi le notizie dei casi di classi che finiscono in quarantena all'interno degli istituti scolastici per appunto le positività che si registrano. E proprio la scuola, tra l'altro, è stata al centro di una manifestazione che si è tenuta poco distante da qui, da Corso Umberto, per la precisione in via Passo Lanciano, sempre a Pescara, davanti all'ufficio scolastico provinciale. Una manifestazione di protesta per dire no alle classi pollaio, che è stata indetta da Rifondazione Comunista, Priorità alla Scuola, COBAS, con l'adesione di FLC, CGL e CIDI. E allora, proprio per sentire le ragioni di questa protesta, chiediamo alla regia di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato proprio qualche ora fa al segretario provinciale di Pescara di Rifondazione Comunista, Corrado Di Sante, che ci ha parlato appunto, ci ha spiegato le ragioni di questo sit-in. Con questa intervista da Pescara, io e Andrea Berardinelli vi restituiamo la linea. Noi chiediamo che c'è una misura dirimente, che è quella di ridurre il numero degli alunni per classi. Oggi siamo qui in questa giornata simbolica di chiusura delle iscrizioni perché le norme vigenti in piena pandemia consentono di formare i classi con 25, 28 ma anche 30 alunni ed è diciamo insopportabile, cioè ci parlano del distanziamento sociale e poi nelle aule consentiamo la presenza di appunto trattiamo gli alunni come dei polli e noi chiediamo una cosa semplice, di ridurre il numero degli alunni per classe a 15 alunni, al massimo 20 nei casi eccezionali, ma questo consentirebbe uno di fare una buona formazione e due, in caso di pandemia, di mantenere quelle misure di distanziamento utili per la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Anche perché poi il diritto all'istruzione resta comunque un diritto prioritario e costituzionalmente garantito a prescindere dall'emergenza sanitaria. Insomma, la scuola ha avuto disagi anche abbastanza pesanti con questa pandemia. Per noi il diritto alla salute e il diritto all'istruzione sono diritti fondamentali per tutti, per i bambini, per gli studenti e vanno garantiti. Bisogna impegnarsi per garantirli a tutti in sicurezza. E purtroppo dopo un anno di emergenza non abbiamo risolto le cose basilari, serviva un piano trasporti, non c'è, stiamo ancora a rincorrere autobus e il distanziamento, serviva una campagna di screening periodica e non c'è, servivano tamponi rapidi e non ci sono, insomma tutto quello, serviva un piano di assunzioni vere, non il continuo ricorso alla precarietà, invece le scuole si reggono sui precari, serviva ridurre il numero degli alunni per ogni classe e invece abbiamo
tergiversato sui banchi a rotelle, i mini banchi, adesso ci parlano dei ventilatori. Ecco, noi ribadiamo una cosa semplice: se si vuole lottare la pandemia e fare buona istruzione, basta con le classi pollaio, riduciamo il numero degli alunni per classe, anche perché è uno dei più alti nella media europea.